Ministro Elena Bonetti, pari opportunità e famiglia. È appena finito un tavolo che è di carattere tecnico-politico a cui ha partecipato il vice ministro Buffagni, in cui sono discussi i temi economici del distretto della Calza. Che cosa può portare il suo ministero a alla situazione del distretto? In generale il concerto tra i ministeri nell'ambito di tutte le azioni governative è sempre molto forte. Nel ministero, nel MISE, insomma, e quindi il sottosegretario Buffagni ha certamente rappresentato la posizione del governo che può supportare nel suo complesso un territorio importante quale è questo territorio, più in generale il distretto della Calza. Per quanto riguarda il mio ministero, in particolare sia la delega per le pari opportunità nonché il sostegno alle famiglie, porta quella possibilità, diciamo, da un punto di vista economico delle famiglie di andare a supportare l'armonizzazione dei tempi di vita e lavoro. Vi ricordo che abbiamo lanciato un bando estremamente importante di 74 milioni di euro per favorire, incentivare e sostenere economicamente progetti di conciliazione e di armonizzazione tra la vita familiare e la vita del lavoro, e quindi per aiutare le aziende, più in generale quindi i territori, a trovare forme innovative di welfare che favoriscono questo tipo di percorso. Un altro tema estremamente importante che io credo abbia inerenza anche con questo territorio, con lo sviluppo di questo territorio, è il cosiddetto tema dell'empowerment femminile, cioè la possibilità di valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, sia favorendo, diciamo, una struttura del mondo del lavoro che garantisca una possibilità di accesso compiuto delle donne, ma anche una promozione e un'incentivazione del rientro delle donne nel mondo del lavoro, ad esempio dopo la maternità. Nell'ambito del Family Act, che è il provvedimento che sto portando avanti nell'ambito del governo, c'è esattamente un capitolo che è rivolto alla promozione e all'integrazione dell'esperienza di maternità anche nel mondo del lavoro e quindi la valorizzazione del mondo femminile nell'ambito lavorativo. Che cosa si può fare per le donne che perdono il lavoro? In questo distretto si è passati da 10.000 a 6.000 dipendenti. Molte di queste sono donne. Ci sono tante forme che ovviamente sono di sostegno e che quelle riguardano in generale il tema della possibilità di essere accompagnate nel momento della perdita del lavoro e della diciamo riacquisizione della possibilità del lavoro. Queste sono state ampiamente definite nella normativa del Jobs Act, che dovrà essere, come dire, è vero che c'è stata una conseguente poi ulteriore modifica, e quindi è chiaro che si dovranno attivare politiche di lavoro, e questo sarà fatto nell'ambito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per quanto riguarda le donne, credo che oggi si debbano fare due cose. Uno, permettere alle donne di acquisire formazione personale e competenze che siano adeguate e spendibili nel mondo del lavoro e negli ambiti del lavoro che verranno, diciamo, sempre via via a svilupparsi. C'è un tema però estremamente importante, che è quello dell'imprenditoria femminile. Noi come Ministero abbiamo un fondo di sostegno al credito per le imprese femminili che intendiamo incentivare ulteriormente. Abbiamo dei dati estremamente interessanti nel nostro Paese. È l'unico dato rispetto all'Europa nel quale l'Italia è, diciamo, in posizione avvantaggiata, cioè la presenza di donne nel mondo dell'impresa italiana è maggiore rispetto alla media europea. Questo significa che l'esperienza imprenditoriale per le donne nel nostro Paese può essere uno dei canali di inserimento delle donne nel mondo del lavoro, e su questo quindi dovremo ulteriormente lavorare sia per incentivare questa formazione anche di piccole e medie imprese al femminile, ma anche per ovviamente permettere un accesso al credito in forma agevolata.